Pesce Azzurro Drive, mi dica! Sì, buongiorno! Vorrei 18 pasti da asporto, grazie! Ma Mariana! Signora, ma chi c'ha a pranzo? Una squadra di calcio? No, sono in quattro! Quattro, sì! Ho sbagliato! Gliela avanza tu! I mangerò prima di gialette! Pesce Azzurro Drive, fatti guidare dal gusto. Cari amici di Rossini TV, canale 80, benvenuti e siamo al Pesce Azzurro Quiz Show, una fantastica nuova puntata, un nuovo gioco, abbiamo nuovi concorrenti, il Pesce Azzurro dove siamo brulica di persone, le abbiamo captate, chiunque di voi può venire qua e giocare con noi, ma per giocare con noi serve una co-conduttrice, una co-presentatrice, una co-co-co, una... Eccola, Rosa della Cecca. Eccola qua. Buonasera, la c***a turn. Signora, allora, come va? Va bene. Dai, fino adesso è andato bene queste puntate. Bene, un po' mezzo macello perché i giochi sono nuovi, poi è complicato, è un gioco complicato. Non avere più lauree per vincere qualcosa. c'è gente quindi, che studia da anni, il gioco non l'ha ancora fatto capito. Una grossa selezione, molti li avevano presi a Oxford, ci hanno detto di GPA, insomma, se, menti, queste grandi luminari, perché sennò non vinci niente. Ecco, allora, lei signora, brevemente vuol spiegare velocemente a tutti quanti i nostri spettatori come si gioca al gioco delle pentole? Il gioco delle pentole, come funziona? Dunque, viene un concorrente, si fanno due chiacchiere, due parole, si prende un caffè, due biscotti, insomma si mangia, certo. Li mettiamo insomma a loro agio e dopo devono cliccare sulla slot machine, viene fuori uno dei tanti piatti del pesce azzurro. A quel punto, quando il concorrente sa qual è il piatto del gioco, deve scegliere una pentola e sperare che nella pentola che sceglie c'è dentro il piatto che è venuto fuori nella slot machine. E si va avanti aprendo le varie pentole, insomma è un gioco talmente stupido che è anche un deficiente. Va bene, e allora dopo questa piccola introduzione chiamiamo il primo concorrente. Chi abbiamo? Via mascherina! Via la mascherina! Mascherina in tasca e vediamo subito chi abbiamo con noi. Aspetta, ovviamente non può parlare. Non può parlare senza un microfono, ste porette, quindi... Ecco, vengono qui. Grazie, qui, prego, del mezzo, ecco. Allora, vedi... Buonasera, come si chiama lei? Ciao a tutti, sono Andrea, Marotta. Da Marotta! Marotta, alza la gamba e trotta! No, si dice... Trotta? Marotta, alza la gamba e trotta! Andrea, guarda, è molto semplice, c'è un cartello, c'è scritto... Guardami. Tocca guardare, c'è anche il puntino rosso. Ciao a tutti! Allora, Andrea da Marotta, come fai la vita, Andrea, da bello? Sono artigiano. Artigiano. Con l'edilizia, sì. Fa il muratore, insomma. Muratore, cioè, ecco, fa il muratore. Strutturazioni, tutto quello. Ma in questo momento ci sono i 110, 99, sì, 98, 88. Se lavora. Avanti, un applauso a che se lavora. C'è tutte le detrazioni, anche il 118, viene anche l'ambulanza prenda a casa. Sì. Certo, allora, carissimo. Andrea da Marotta. Come fai, sei sposato? Andrea? Sono accompagnato. No, mi dispiace, ce lo vedo, ma se no potevamo fare. Sì. Arriva tardi. Ce lo vedo, va lì, va bene, dai. Allora facciamo la piccola intervistina per rompere il ghiaccio. Aspetta, mettile vicino sta gelatina perché sennò. Sei pronto? Sei pronto? Allora, la prima domanda di oggi è: hai dei talenti nascosti, Andrea? Adesso, sino alle 7 del pomeriggio, non svolgi certe robe. Dice anche lui talento, sla come slan tutti. Ma cosa dici? Il talento nascosto, dico io. Subito. Okay, quale sarebbe il tuo talento nascosto? Non stai a sentire la signora Rosa. Mi piace la pesca. La pesca subacquea. La pesca subacquea. Certo, De Marotta, qua da già qua, a funghi, De Marotta, va a pesca. E lei invece, signora, qual è il suo talento nascosto?
So fai capelletti. Ecco, va bene. Una sola domanda può bastare. Andrea, seduto, iniziamo. Prego, Andrea, a giocare. Dai, posto, mettiti posto, seduto qua pronti, in prendo pronti, sedia, pronti, perché sennò ma chi... E allora... La flebite. Cari telespettatori, ora la Rossina Rosa si porrà a fianco pronti, del nostro fantastico Andrea. Bene. E siamo pronti per giocare. Allora, dia che qualche suggerimento. Allora, se allora Andrea dobbiamo far andare in funzione la slot machine, giusta? Ok, quando quindi, Andrea dirà via, la nostra Shin, collegata da Roma, da Milano, da New York, girerà e vedremo che piatto esce. Allora, prego, dai, Andrea. 1, 2, 3. Via! Ale! Sta girando e sta uscendo. Che cosa è uscito? Piatto pasta. I tagliolini, vongole, ceci. Chieda se oggi li ha mangiati o no, non li ha mangiati. Stasera c'era il riso. C'era il riso. Che era buona anche quella. Vedi, signore. Sempre buono. Allora, qual è la ricetta dei vongole ceci, signora? Cosa c'è dentro delle vongole ceci? Vongole ceci, tu hai da fare un batut de pancetta. Pancetta? No, la pancetta? La fumicata, sì, ma no, quale pancetta? Vabbè, non lo sa, no. Venite e la scoprirete da soli. Allora, siamo i pronti. I ceci ci vanno. I ceci ci vanno. Se non avete i ceci, mettete la cicerchia. Se ci vuole una vita di gerilla, però metteteci la cicerchia. E allora, Andrea, siamo pronti. Tu hai detto, abbiamo visto che sono usciti i tagliolini, vongoli e ceci. Andrea dovrà scegliere tra queste pentole, concentrandosi fortemente, per capire dove sono sperando i tagliolini, vongoli e ceci. Dove sono? In quale ristorante sono? Dal primo, dal drive. Sono nel drive. Intanto parto dal primo. Come parte dal primo? Sequenza. Tu pensi che ci sia una logica in tutto ciò? No, però... Tu sei convinto che ci sia una logica? Se vado a fortuna... Quindi scegli il drive e mettiamo... E noi mettiamo il drive. Metti la Giorgioni, dai. Parte dal primo, no? Noi non sappiamo, nessuno di noi sa se qui dentro ci sono o meno tagliolini. Ora state capire, aprire di volta in volta le nostre pentole e vediamo se i tagliolini sono veramente lì dentro. Vai, cosa apriamo per prima? Cosa apriamo? Che assolutamente non ci siano i tagliolini. Cattolica. Ma lui proprio per in ordine. È preciso. Almeno non mi sbaglio. Vediamo un po'. Salta la provincia, vedi. Cosa dice signora? Ecco, so. Nome di... Quanto brutto. Cosa c'è dietro? È una cosa liquida e quindi non lo è, è la moretta! Quella è buona, a fine pranzo. Quella. Questa è tutta per te, Andrea, se vuoi. Cioè, sì, sì. Una bottiglia intera di moretta. Ma non mi fa. Ti piace la moretta? Come no? La biondina ti piace? Moretta, biondina, la rossa, io sono rossa. Rossa. Sono tutta a fuoco. Bianca, verde. Bianca, tutta. Basta che respiro. Anca plata, va bene, anca plata, dai. Siamo pronti, signora, andiamo avanti. Cos'altro sceglie, Andrea? Quale altro? Allora, andiamo a Senigallia. Passiamo a Senigallia. Ha fatto un salto temporale, allora. Vediamo se qui sotto c'è o non c'è il tagliolino. Lo faccio vedere prima a voi, cari telespettatori. C'è? Non c'è il tagliolino ancora in gioco, Andrea. Ci sono i sardoncini. E giriamo questa pentola. Tu, quando vai a pesca subacquea, vedi, trovi i sardoni? Come no? Ma poi se poi prendi la fioccina, no? Un sardone si spappola, poretta. I grossi. Ah, i grossi, quei... Come si I cefali. I cefali, ecco. È sempre sardoncino, sono che si è cresciuto. Lei, signore, i cefali li prende? Una volta. No, non mi fa dire la robaccia ancora prima da prendere cena. C'è anche il fiolino che guarda. Andiamo avanti con la prossima pentola. Eway, che sarebbe tra l'altro il futuro ristorante che dovrà aprire del Pesce Azzurro, nella zona industriale, la mensa industriale. Ma e poi di che città? Di che città? Fano. Fano. C'è rimasto Fano, Rimini e Eway. Cosa scegliamo? Cosa eliminiamo? Ah, ti volevo dire, Andrea, che se non sei convinto, puoi sempre cambiare pentola. Se tu ti senti in questo momento qualche vibrazione, qualcosa strano, puoi sempre cambiare pentola. Se la rosa ti dice qualcosa, se la rosa ti piace il drive, gli piace guidare a quello, signora. Vai. Cosa scegliamo, Andrea? Andiamo in Emilia, a Rimini. A Rimini. Sei convinto, Sei convinto? E fai bene, perché qui ci sono le alici marinate! E quindi ancora Rimini, in gioco, Andrea. A Rimini ci vai a ballarmi tanto? In tanto sì. Ci andavi da ragazzo? Vabbè, che non da ragazzo vecchio. No, non perché sei vecchio ancora. Io sono cresciuto a Milano. E dopo sono venuto qua. E com'è a Milano? Come facevi? Sono andato lassù. Ah, e com'è?
Com'è che dopo ho trovato qua giù? Hai trovato una Damarotta? Sì. No, ho trovato che ci stava meglio in Marte che a Milano. Beh, c'è il mare, dai, quando c'è il mare c'è quasi tutto già. Già il 70% avanti. 70%. E allora vedete... E poi se lui fa la pesca subacqua, dove va l'introscalo? Dove va a prendere? I rucci, dai. E allora andiamo avanti. Vai Andrea, cosa scegliamo? Concentrati, stai concentrato, c'è rimasto. Fano, che se laggiù, dai. A Fano, sei sicuro? Non devo fare tanta strada. Dai. Vedenco c'è? Sei sicuro, sicuro? Sei sicuro, sicuro? Sì, ce la faccio onesta. Sei sicuro, ce la faccio... Chi ce la faccio onesta? Non ce la faccio onesta. Ah, io ce la faccio onesta. Ce la faccio onesta? Sono sicuro, sicuro? Ci provo, dai. È un gioco. Quello è vero, è un gioco. Qua c'è? No, non è. No! No, Andrea, te l'ho detto, no, sei sicuro? Sei sicuro, sicuro? Ma ingannato. T'ho ingannato. E Andrea non gliela fa. Salutiamo Andrea, vieni qua, Andrea. Un applauso al nostro carissimo Andrea. Qualcosa. Vedenco c'era questa. Infatti lo intrattenga, che gli regaliamo qualcosa. C'era lo sgombro. Lo sgombro. No, cos'è questo? È il filetto, no. il filetto con le patate rosse. E allora Andrea, nonostante tutto hai sudato, hai lavorato, quando torni a casa, se la pesca va magra, potrai sicuramente rifarti. Il sughetto c'è. Oh, beh, cos'è? La marinara, dai, tu sughi la marinara, voglia mangiare. Meglio di niente. Meglio di niente. Allora, grazie a tutti. Grazie Andrea, accomodati là. Un applauso ad Andrea. E allora signora, le lascio il microfono. Si aspetta che noi adesso dobbiamo chiamare un concorrente nuovo, ma prima tocca muscinare. No, li chiamiamo quando arriva il nuovo tutti concorrente. Tutti coperti, sono abituato a fare un ben bene. Ecco qua. Dai, lei comincia a chiamare il nuovo concorrente. Nuovo concorrente. Ci penso io, lei lo intervisti, chiamiamo, avanti. Ecco, via la maschera. Avanti al nuovo concorrente. Una nuova concorrente. Conosciamo, mentre lei la conosce, io faccio un giro di coperti. Va così bene. Lei non potrà vedere dove metto io i coperti. Prego, intervista. Allora, la nuova concorrente. Buonasera a tutti. Come si chiama lei? Patrizia. Patrizia, di dov'è Patrizia? Di Marotta. Anche lei è di Marotta? No. Quindi anche lei alza la gamba e trotta, come tutti quelli di Marotta, giustamente. E cosa fai? Sei sposata? No, sono un compagno, convivo. Ah, convivi, è tanta adesso, perché fa sposarsi? Esatto. Ecco. Ho già dato. Ah, hai già dato, ecco, contento. C'hai figli? Sì, uno grande. Uno grande. Come si chiama? Daniele. Daniele, ti saluta mamma Patrizia da Marotta. Ciao Dani. Ciao Dani, belle. È bello tuo figlio? È bello. Sì. È bello, è bella. Ogni scarafone è bella mamma. È vero, si dice a quel modo. È vero. Bene, Patrizia, hai muscinato? Ho mischiato anche le pentole. Benissimo, allora ci possiamo accomodare a giocare. Il gioco è sempre più complicato. Via Patrizia, sediamoci che giochiamo tutti insieme. Iniziamo, qui non si scherza, il gioco è complicato, abbiamo detto ci vuole una laurea e quindi abbiamo tutto il microfono. Anche mischiato i coperchi. Benissimo, allora Patrizia, sai come si gioca? E diamo il via alla slot machine. Via, via. Via, eccola. Cosa è uscito? Di nuovo. Tagliolini, vongole e ceci, sempre quello. Oggi è il gioco. Oggi è la serata del oggi tagliolino. È la serata dei tagliolini. Dove saranno? E il gioco oggi si chiama Dove saranno finiti i tagliolini? Non si sa, anche perché abbiamo mescolato tutti i coperti. Esatto. Vediamo un po' dove sono. Non lo so. Prima devi dirci non li devo prendere. Tu devi scegliere una pentola sperando che ci siano dentro i tuoi tagliolini. Cattolica. Perché scelto cattolica? Ma così. Così. Un nome a caso. Ma è un accento un po' strano, sei romagnolo? No. Così. Non è di Marotta. Anche adesso mi sono distratto, io stavo mettendo a posto le cose. Giustamente. È di Marotta, cattolica. Che ci siano dentro i tagliolini. Posso vedere, signora? No, guarda niente. Ero curioso di vedere, non posso vedere cosa. Allora, dove saranno finiti i tagliolini? Fanno. No, scusa. Dove non saranno i tagliolini? Fano? Proviamo Fano, cosa sai? Boh. Apriamo Fano? Proviamo. C'è del pane dentro. C'è del pane. Allora, c'è del pane, quindi. Ecco, c'è cosa potrebbe sardoncini. Essere? I sardoncini! Bravissima! E via, uno eliminato, gira bravissima, con la pentola. Giriamo la pentola così, ecco qua. Adesso, secondo te, dove non sono? Ci abbiamo il drive. Rimini. Lei fa fuori tutte le Emilia Romagna. Sì. Vieni un po'.
Vediamo. Oddio. Ci sono delle patate dentro. E vai. E quindi è... Gli gnocchi! No. Non sono gli gnocchi! Le patate! Ma sono... cos'è? Il filetto! Il filetto di pesce con le patate arrosto. Con le patate e non c'è! Avanti! Okay. Dove potrebbe essere adesso? Ma andiamo spediti, eh! Ah, sì, Io sono spedita! Che lavoro sei convinta? Sono, vabbè, impiegata, ma... Impiegata, la volta già... la vuoi lunga, quando tra vita! Quando è il 27, dammi i soldi! Dammi i soldi via! Senigallia! Senigallia! Vediamo, c'è la Senigallia! Sei sicura? Sì. Vuoi cambiare? È un gioco. Vuoi cambiare? No, non voglio. Che puoi? Se posso... Vuoi cambiare la pentola, puoi cambiare i piatti, anzi possiamo anche fare così. Bendi la signora. Facciamo una variante oggi, una variante. Bendi la signora. Discorso, bendi la signora, col benza, le gipette, non c'è niente per benda. La faccia guardare dall'altra parte. Guardami a me. Guardate lei, guardami. Allora, raccontami un po'. Se senti, come fai da mangiare tua marotta? I cappelletti. Anche a te fai i cappelletti? No, come te. Io l'ho fatto una volta. Ho mischiato le pentole. Non ho capito. Eccoci qua. Perché a mia discrezione ho mischiato le pentole. Ma perché la mischiato? E perché l'ho fatto? Perché secondo voi non lo so perché, ma abbiamo pensato che volevo mischiare le pentole. Perché dentro la pancia era qui. No, ma io ho fatto Senigallia. Provate a ragionare perché ho mischiato le pentole. Perché siccome sei una bella signora, nel gioco non è che si ragiona tanto. Allora c'è vai poco distinto da ragionare. Vuoi tenere sempre quella pentola? Andiamo avanti così? Cosa vuoi fare? Sì. No, io vado avanti così. Sì, però andare a prendere Senigallia, se lui ha mescolato le pentole, vuol dire che lì prende la merda, ma io c'è Senigallia. Ma io c'è Senigallia prima e confermo. Confermi. Che cosa c'è a Senigallia? Quello che c'è sarà. Quel che c'è. C'è ancora del pane gratinato. Quindi? E quindi c'è dentro? Dopo il pet. No. Le cozze! E quindi siamo ancora in gioco. Tu però sei di parte, tu vuoi far vincere la concorrenza. No. Se uno ragiona bene potrebbe fare una mossa, ma io non dico niente. Sto zitto e mi taccio. Cosa è rimasto? Scusami. Non lo so, vedi tu, guarda vabbè, un po'. Ma non vedo i coperchi. Ma scusami, ti aiuto. Away, il nuovo ristorante che aprirà, e il drive. Che cosa scegli? Ma il drive. Il drive. Sì. Io non lo so. Non so cosa ho fatto una confusione prima. È nuova. È ancora in gioco le Alici Marinate! Allora, a questo punto ragioniamo bene. Ragiona bene, fai un ragionamento con la signora Rosa. Vi lascio da sole, sole, sole. Ma solo la pentola verde. Col verde ogni bella perde il dite. A questo punto, lui perché ha muscinato? Si dice muscinato? Allora, sì, vuoi muscinare. Io muscino, tu muscini, lui muscina. Sì, allora, via. Diciamo, visto che lui ha fatto questa mossa, allora mi sento di cambiare la pentola. La signora Patrizia vuole cambiare la pentola. È convinta la signora Patrizia? Assolutamente. A girare la... Non posso venire qua, ecco qua, sì. Perché se no ci nascondi la nostra verità. È convinta, convinta? Assolutamente convinta. Sì, io sì. Lo devo fare? Signora, sì. Mi sento costretto a fare questo cambio pentola. Sì. Via la pentola. È sicura? Sì, dai. Togliamo è un gioco. E la rimettiamo al suo posto. Quello che sarà. E al posto di cattolica. Sono cose peggiori. A voglia. Mettiamo Ewing. Ecco qua. Al suo punto. E allora a questo punto. A questo punto la apriamo in contemporanea. Sono d'accordo. Io mi metto qua dietro. Chi c'ha i cagnolini ha vinto. Mi metto qua dietro. Cosa si vince se c'è? Pronti? Proviamo a aprire, dai, Patrizia, insieme. Uno, due, tre. Via, giriamo! I tagliolini! La prima concorrente! E la prima concorrente è riuscita a vincere! Vieni! Grazie! E che cosa vince? Grazie. Cosa vinco? Due vassoi del pezzo con il massimo del budget! Grazie! Puoi spendere il massimo che puoi spendere per giocare. Quanto posso spendere? 15 euro! Però ci sono anche dei budget minori. Minori! Senti. Quando vuole Patrizia può venire a mangiare il pesce azzurro. Gratis. Gratis hai due buoni pasti. E puoi venire perfetto. Con chi vuoi, puoi portare con chi vuoi. Perfetto. Il suo compagno di Marotta, tutti e due alzeranno la gamba e faranno fino al pesce azzurro da Marotta. Grazie! Grazie a voi! Avanti! Aspetta qui che poi parteciperai al gioco finale. Qua. La tua... Qua. E allora siamo arrivati all'ultimo. Aspetta, prima venda metà. Che fatica. No, ma lei
chiami la signorina. Ecco, allora metto a posto. Ecco, terzo concorrente. Avanti con terzo concorrente. Ecco, vieni qua, eccola. Prego, tieni il microfono. Buonasera. 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 E tu come ti chiami? Antonella. 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 Ciao Antonella, da dove chiami? Ciao. Da dove chiami Antonella? Io sono qui. Ah, ella. Alla. Ciao. Antonella. Anche lì più si chiama. Io ci È vero. Donatella, Antonella e Ornella, vedi? Che è bella. Comodo avere le figlie che si chiamano Anto. Allora ti piace il mio nome? Molto, molto. Mi piace molto. Allora, Antonella. Fulgini, Antonella Fulgini, da dove sei? Io sono di Carignan. Carignano, ma non Carignano in provincia. Carignano Terme. Ah, non quello in Piemonte. No. Carignano Terme. Belle, sono belle le terme, vero? Sì, belle. C'è un sacco di gente alle terme, è nero di gente sempre. Tutti che vanno a fare le cure. Ste terme, ce la fate a riaprire le cavole delle terme? Sì, mia nonna diceva, quanti era piccina, quanti era piccina diceva ne carprime nelle terme. Ma la nonna, poretta, ormai la nonna sarà, non so, adesso è viva ancora. È morta da 30 anni, poretta, morta a 80 anni. Insomma, Antonella. Bene. Ma che allora, siete allora, avete finito di parlare? Chiacchieravamo, te metti a posto. Okay. Antonella, mettiti allora. Qua. Ma le domande difficili? No, non sono difficili, ma il gioco è semplice. Non ho mai visto il gioco come funziona? No, mi dispiace. La signora Rosa farà delle domande. Ma hanno chiamato così. È specializzata in che materia lei? Io? È in che materia specializzata? Lei so un che... po' di tutto, io sono un po' di tutto. Lei cosa fa nella vita, voglio dire? La bidella. Io fa la professoressa. Ah sì? Sì. D'accordo. In italiano. Italiano? Ma gli parli così io dico sempre, ragazzi, quando parli in dialetto vuol dire che sono incassata. Ah, allora si accorgine. Antonella si è arrabbiata? No. Ma nella stessa scuola, lei signora Rosa dove fa? Io ho fatto la bidella, ormai sono uscita in pensione quest'anno, ho fatto la bidella dappertutto, in ogni scuola della provincia di Pisa, Urbino, dappertutto. Ati superiori, medie, eccetera. Superiori, medie, elementari, l'asilo nido, cambiato, pulitanti di chi se dire io. Ha fatto il geometra, ha fatto le pulizie geometra. Certamente, anche il geometra. Erano bravi quelli del geometra. A Pesaro c'è la... Bravissimi. Bravissimi, sì. Infatti quando andavano a gabinetto, che in quasi tutti i maschi, San Righello. Ecco, so perché il geometra mi viene da misurare. Ma chi è? Cosa abbiamo visto? La gettata. Allora, tra sopra sediamo. Prego, Antonella, seduta. Prego, Antonella. E allora? Antonella. Il gioco si fa duro dopo due concorrenti che ci hanno fatto sudare tantissimo. Proprio adesso fa duro. La signora cosa dice? È la professoressa d'italiano lei. Il gioco si fa duro. Il gioco si fa duro e i duri cominciano a giocare. Oh. Vabbè, via. E allora, siamo pronti? Vediamo, sai come funziona? Signora Rosa, spieghi come funziona. Niente, allora adesso Antonella, noi mandiamo avanti la slot machine e vediamo che piatto verrà fuori per la serata. Al tre, Antonella, un, due, tre, vai! È uscito il pesce azzurro! Antonella, ha vinto Antonella! Un applauso! Sentite come i 3 milioni di avventori del pesce azzurro stanno... Antonella, sono stata fortunata! E lo sai cosa hai vinto? A tua scelta puoi scegliere tra una confezione con 6 sughi o una confezione di bottiglia di Moretta con i bicchierini. Cosa preferisci? Ma io preferisco da bere. Preferisci da bere? Moretta per la signora Antonella. Antonella! Cioè, ho vinto senza giocare. Vinto senza giocare. Sei fortunata, Antonella. Sì, nel gioco sono fortunata. In amore come va? Giustamente, se sei fortunata al gioco. Vabbè, ci berrai sopra. Infatti, bevo per dimenticare. Antonella, berrà per lì. Bene, accomodi Antonella. Chiamiamo tutti i concorrenti perché dobbiamo indovinare il gioco finale. Avanti, prego, venite. Chi c'è? Patrizia e Andrea, avanti. Giusto? Ecco. Andrea e Patrizia, accomodatevi al centro. Che fortuna. Allora, ormai l'hai detto. Allora Antonella
e Andrea e Patrizia devono riuscire a indovinare il peso totale dei quattro conduttori di questo programma bislacco e sgangherato. Iniziamo qua da Patrizia. Allora, noi i conduttori sono Rosa della Cecca, che vedi quanto può pesare. Che è bella in carne, ecco, diciamo. Si faccia una stima. Ecco. Quanto peso io, fatevi una stima. Non lo so. Jeffrey, che l'avete visto, non so se l'avete visto, è l'altro conduttore. E poi c'è la signora Orietta Pedotti, oppure il signor Flavio Vento, che più o meno corrispondono sempre. È quasi 1,90 m d'altezza, quindi. Sono uguali. E allora, quanto pesiamo? Comincia tu, io ti dirò poi. 3 quintali, ovvero 300 kg. 300 kg di più. 3,40. Di più? 313. No, ahimè, signori e signori, anche oggi nessuno ha indovinato il peso dei conduttori. Io ho quattro peso, io non so quanto pesano loro, non lo so. Segretissimo. Un applauso comunque ai nostri concorrenti, li salutiamo. Ciao a tutti, andate pure. Ciao ragazzi, perché è arrivata ora della cena. Avanti! La nostra grande, come ti chiami, abbiamo detto? Antonella. Tutta Antonella, so se lo chiamano. Bene. Grazie Antonella e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti. Ciao a tutti, ciao belli. Rossini TV, ciao a tutti. Pesce Azzurro Drive Medica. Sì, buongiorno. Vorrei 18 pasti da asporto, grazie. È una Marianne. Signora, ma chi c'ha a pranzo? Una squadra di calcio? No, sono in quattro. Quattro, sì. Ho sbagliato. Gliela avanza tu. I mangiarò prima del gialetto. Pesce Azzurro Drive, fatti guidare dal gusto.